Questa mattina è con noi Tiziano Pesce, che è presidente nazionale della WISP di casa, naturalmente nel nostro programma. Ciao Tiziano, ben ritrovato. Ugo, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Perché questo mondiale ce l'ha raccontato Nuri qualche settimana fa, centinaia, migliaia di morti e prima del mondiale, diritti che non vengono rispettati in questo paese. Ugo, purtroppo è proprio così, lo abbiamo voluto denunciare ancora una volta nelle settimane precedenti l'avvio di questi mondiali, lo abbiamo fatto anche in occasione della partita della parità e del rispetto, questa seconda edizione che abbiamo portato avanti insieme a tante amiche e tanti amici, a partire dall'Associazione Italiana Calciatori, Sport for Society, USIGRAI e assolutamente Amnesty International. Quella era una partita dedicata soprattutto alla popolazione iraniana, soprattutto alle donne dell'Iran, ma l'abbiamo anche utilizzata per lanciare messaggi importanti proprio alla vigilia dei mondiali. L'abbiamo fatto poi anche insieme ad Arci con questo appello, appunto, senza diritti non chiamatelo gioco e neppure sport. Ancora una volta purtroppo sembra che in nome dei soldi, diciamo così, dei quattrini, tutto possa passare in secondo piano, dai costi ambientali e sociali fino ad arrivare ai diritti civili, ai diritti umani, direi fondamentali, tutto Certo, beh, sacrificato sull'altare del viene giro di definito ormai, affari. no? Perché non è una novità, sport washing, con un termine inglese che vuol dire praticamente la lavatrice dello sport, qualcosa del genere, lavare Sì, attraverso lo sport. proprio così, diciamo, la lavatrice dello sport, un percorso di ripulitura, ecco, diciamo così, dell'immagine, però ecco, sul piatto della bilancia c'è di fatto la sospensione dei diritti e se pensiamo ai mondiali in Qatar, le migliaia e migliaia di morti sul lavoro che ci sono stati proprio per costruire gli stadi, per organizzare i mondiali appunto in quel paese. Una situazione sicuramente opaca, ma io devo dire ringrazio te per ringraziare tutto il mondo dei media liberi, anche nel nostro paese in queste settimane si è alzata l'attenzione, ecco, su queste storture, chiamiamole così per usare un eufemismo. Io credo che, e come WISP crediamo, ecco, che questi mondiali, l'attenzione che ogni giorno la carta stampata, le radio, le televisioni stanno mettendo sui mondiali in Qatar, aiutino, ecco, organizzazioni come la nostra, ma tante ONG che insieme alla WISP hanno gridato ai diritti violati ben già oltre 10 anni fa, nel 2010, quando la FIFA appunto decise di assegnare i mondiali al Qatar, perché ecco, pensiamo che questo appello non possa più cadere inascoltato e soprattutto ecco, le istituzioni, i governi e le istituzioni anche sportive internazionali, a partire dal CIO, dal Comitato Olimpico Internazionale, ecco, mettano veramente testa su quelli che saranno i prossimi appuntamenti sportivi olimpici, mondiali, continentali, con, diciamo così, attenzioni diverse da quelle che sono state prestate sino ad Ecco, oggi. no, ma io vorrei dire, Tiziano, no, che secondo me bisognerebbe aprire una sorta di questione calcio, nel senso che il calcio, cioè, o lo ami o lo odi, però non ci rendiamo conto che il pallone riesce a muovere degli interessi e diventa interessante, specie quando è a livello europeo. E a livello, figuriamoci, di un campionato del mondo, dovrebbe in qualche modo, la dico così, essere maggiormente tutelato. Perché poi, se no, si rovina lo spettacolo o viene così utilizzato per secondi fini. E secondo me bisognerebbe aprire proprio una questione calcio. Il calcio, maggiormente, il gesto del calcio, lo sport del calcio, maggiormente tutelato e non appunto utilizzato. Poi come fai a dire a un bambino no, non guardare il mondiale perché il mondiale questo non va bene, questo mondiale non va bene, aspettiamo il prossimo. Ma c'è il gesto tecnico, c'è il suo idolo che gioca o comunque siamo stati tutti bambini portati a scoprire magari gli idoli che non conoscevamo, il Giappone. Abbiamo scoperto il Giappone. Ecco, maggiore tutela, maggiore attenzione si potrà avere, chissà. Ma intanto ovviamente non posso che essere assolutamente d'accordo con te, sottolineando quanto ecco, il calcio diciamo così, faccia parte della vita
di tutti noi, un fenomeno che non possiamo dire che sia, ecco, separato dalla vita delle persone. Certo, bisogna rafforzare i valori di rispetto, di libertà, per i diritti, la parità di genere. È un fenomeno appunto che fa parte della vita di tutti noi, e metterei anche questo link, diciamo, di attualità di questi giorni, che per esempio il neo ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi, colgo l'occasione per formulare anche oggi a lui i migliori auguri di buon lavoro, ha detto in questi giorni, ecco, legato già l'informativa, se non sbaglio anche ieri, esatto, c'è stata, certo. Assolutamente c'è stata questa informativa di fronte alle settime commissioni cultura e sport di Camera e Senato congiunte, e ovviamente una parte dell'intervento è stata dedicata anche a quello che è il tema, diciamo, della contribuzione, dei rapporti con l'erario. Si parlava di uno spalma, diciamo, tra virgolette, debiti, ma in questo caso, ecco, il ministro è intervenuto in maniera molto chiara, netta, più che condivisibile, dicendo c'è una dimensione sicuramente sociale dello sport, c'è una dimensione industriale, però lo sport, anche lo sport, il calcio di Serie A, come dire, fa parte del sistema paese. Quindi, ecco, metto dentro anche questo elemento, credo che sia importante proprio per, come dire, approcciare lo sport sia come approcciare il calcio sia come appunto fenomeno sociale, sport di base, lo ricordavi tu stesso, io credo che da bambini non ci sia persona, non ci sia stato bambino, non ci sia bambino che non provi gioia a correre dietro un pallone che rotola, e l'Italia è un paese di tifose e di tifosi, però, ecco, come dicevamo, questi mondiali devono tenere alta l'attenzione sui valori. E allora credo che sia anche importante sottolineare come, restando al nostro continente, all'Europa, come anche il Parlamento europeo, ecco, si sia espresso in questi giorni, abbia approvato una risoluzione che appunto tiene alta l'attenzione su quello che è accaduto in Qatar, ma soprattutto, ecco, sottolineiamo come il Parlamento europeo abbia, ecco, esortato in particolare quelle grandi leghe nazionali del calcio come la Germania, la Francia, la Spagna e quella del nostro paese, ecco, per esercitare un certo tipo di pressione sulla UEFA, sulla FIFA, affinché veramente ci sia un impegno per realizzare anche riforme importanti. No, infatti tu ricordavi questa presa di posizione dell'Europa è stata molto forte, perché, insomma, ha detto la FIFA non ha fatto bene i compiti a casa. Sì, proprio così, hanno sottolineato, ecco, con la richiesta dell'introduzione di procedure, diciamo, democratiche e trasparenti per l'assegnazione dei mondiali di calcio, quello appunto che non è stato fatto in occasione dell'assegnazione dei mondiali al Qatar, e soprattutto l'appello per applicare in maniera rigorosa, netta, il rispetto dei diritti umani e anche dei criteri di sostenibilità ambientale, economica, certo. Direi sostenibilità 360 gradi per quelli che sono appunto i paesi ospitanti, i paesi organizzatori dei mondiali. Beh, speriamo che tutto questo ci insegni qualcosa. Qualche dubbio resta sul fatto che la lezione sia stata compresa da tutti, però è bello vedere che tante voci sono scese in campo, è il caso di dirlo, per far sentire la propria voce nonostante le difficoltà, nonostante spesso, come si diceva una volta, ci sono molte orecchie da mercante, però bene, insomma, bisogna comunque rimanere sul pezzo. Grazie a Tiziano Pesce, presidente nazionale della UISP, un abbraccio e a presto. Grazie Ugo, grazie a te, un abbraccio.